Ribenvenuti a tutti, siamo arrivati alla giornata con il Brescia, la seconda stagione, siamo alla 14esima. Vado molto a rilento perché vi dico la verità, non ho molta più voglia di giocare a nessun tipo di videogioco, quindi ormai la mia età sta avanzando e siamo quasi al tramonto con questo mondo che secondo me ormai è diventato non più bello, per non dire altro, perché ormai ci sono più giochi online, giochi remasterizzati, remake e schifezze una dopo l'altra. Quindi vi invito, prima di spendere soldi nei videogiochi, pensateci bene, andate a guardarvi i video su YouTube. Io tanto è che non ho neanche più rinnovato il Plus perché ritengo che i giochi che regalino lì sopra veramente sono soldi buttati. Giochi vecchi, giochi strani, giochi strambi. Quindi lasciamo solo perdere. Allora, tolto questo, spero che stiate tutti bene, che sia stato un bel inizio di anno. Intanto andiamo sulla squadra. Dopo aver vinto contro l'Inter, andiamo a farci subito in avanzata la partita con il Napoli, una partita che non sarà assolutamente facile. E Sharawi lo vedo molto in forma. Abbiamo tutti i pompati, quindi andiamo di pompati. Mettiamo solo il Sharawi qui, Artioli lo lasciamo da questa parte. C'è Rispoli, Gimenez, Aspiligueta. Rientrano tutti i ragazzi e riconfermiamo Sepe in porta. Ciofani che partirà, perché partirà. E molto probabilmente andrà via anche Donnarumma, ve lo dico già, eh. Cerchiamo attaccanti italiani per cercare di fare un bel Brescia che fin qui ci siamo comportati direi in maniera grandissima, perché non pensavo di essere a questo punto del campionato terzo in classifica. Ok, direi che la maglia potrebbe andare bene. Allora facciamo nera per il Napoli e la mettiamo nero blu e la mettiamo bianca per noi, oppure rossa, non so nemmeno io, non vorrei che fosse poi troppo scuro, infatti mettiamo tutto bianco. E ragazzi, andiamo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per giocarci questa 14esima giornata d'andata. Intanto buona Befana a tutte e speriamo anche che la Gabri stia meglio, perché sapevo che non stava niente bene. Questo mi dispiace veramente tanto. Già nello scorso video ho dedicato a lei quella registrazione della partita contro l'Inter. Quindi ti saluto Gabri e spero che tu stia bene, ma saluto tutti i miei pochi ma buoni iscritti. Ciao a tutti e quindi ripartiamo da qua. Napoli-Brescia, poi simuleremo insieme la partita con Siviglia di Europa League, che tanto ormai non ha più niente da dire. Attenzione alla Saraschea che avanza con Gebalos. Ancora Saraschea, attenzione, la palla in mezzo, Raspadori che si gira, fuori. Calciata malamente, palla fuori. Si riparte ancora con Sepe. Il lancio verso Miretti, la tiene lì. Papetti che rientra, non è molto in forma Papetti. Attenzione ancora al Napoli che insiste. Aspiligueta toglie la palla. Sosa sbaglia l'appoggio. Attenzione, lo bocca Kvaratskhelia, il tiro di Raspadori. C'è il gol. E quando è così, le partite le perdi. 1-0 Napoli. Vabbè. Ciofani, che il girone di ritorno non lo avremo più. Aspiligueta. Ancora Artioli, tiene lì il pallone. Fa viaggiare Gimenez. Gimenez, palla a Ciofani, la mette per Sesco. E poi scivola il centrale del Napoli e palla in calcio d'angolo. Si riparte proprio con questo calcio d'angolo di Gimenez che la mette in mezzo. Ciofani, e c'è il pareggio! E c'è il pareggio! Lasciato inspiegabilmente solo. Andiamo a rivedere. Forse era anche fuori gioco, rivediamo. No, assolutamente. Mi piace che questi giocatori, finché non li dai via, tanti, non tutti, ma tanti giocano di merda, non segnano più, non giocano. Come li metti sul mercato che li vendi, cominciano a fare gol. Per carità. Andiamo avanti, va. Ma tanto va via, ormai è venduto, non mi piace, boh, non mi interessa a me. Marcano.
Østigard. La palla rischiata da Østigard. Nikic. Marcano. Lobotka. Cebalos. Kvaratskhelia, attenzione al fuoriclasse del Napoli. Attenzione che qui Maradona, soprannominato il Maradona, ma secondo me hanno fatto un paragone dalla merda alla cioccolata con Kvaratskhelia e Maradona. El Shaarawy, pallone a Miretti. Sesco, tiene lì il pallone Sesco, la palla messa in mezzo, ma El Shaarawy non ci arriva. 1-1. C'è sempre Lobotka, guardate cosa fa, ma guardate cosa fa. Ma cos'era sta roba? Giocava ai soldatini di piombo? Per carità, mamma mia quanto è buggato anche PES tante volte. Scriptato a merda veramente a questo gioco. Meno di FIFA e di quella merda di football che Konami, quelli football lì lo devi chiudere perché fa schifo quel gioco lì, schifo. E vi invito a non giocarci perché fa veramente schifo. Online veramente penoso. Kvaratskhelia, parte il tiro e c'è il gol. 2-1. Molto bene. 2-1, vabbè. Andiamo avanti, dai. Ragazzi, questa partita è destino che si perda. Aspilicueta. Pallone in mezzo. Ancora El Shaarawy che manovra con questo tiro la palla verso Sesco che adesso può avanzare la cede quasi a Ciofani. Non passa. E allora ancora il Napoli, attenzione con Raspadori, la palla Kvaratskhelia, a parte il tiro, la parata. Minchia, ne prendiamo giù un brodo qua. Pallone in mezzo, ancora Elmas che la va a mettere lì, El Shaarawy, attenzione Gimenez, il tiro, la palla fuori. Fine stagione non dovessimo fare le coppe o non dovessimo vincere Europa League e non qualificarci di nuovo per le coppe, molto probabilmente ragazzi lasceremo Brescia dopo 2 stagioni, eh. Poi non so se farò ancora Master League perché non è con molta più voglia, vi dico la verità. Ancora Miretti, pallone da questa parte della Spiritueta. Jimenez, pallone ancora da Artioli, il tocco, Ciofani. Palla ancora El Shaarawy che non ci arriva. Qui c'è il fallo, non si prosegue. Ancora Sosa, la palla ancora verso Artioli, non c'è spazio. Tocco per Sosa, vediamo cosa decide di fare. Appoggia verso Miretti, l'appoggio poi sbagliato. Ancora Sosa che sbaglia l'appoggio, niente da fare. Napoli e Lozano molto più forte, c'è il calcio di punizione. Napoli che deve risalire assolutamente la classifica, guardate cosa combinano qua. Mamma mia, pallone Shaarawy, lasciamo perdere, va, sembra già i football. Sesco, la merda di gioco che Konami ti invito a chiudere, a censurare quello schifo di gioco. Hai fatto un gioco di merda, devi chiuderlo quel gioco lì, fa schifo. La palla ancora in avanti, attenzione Cebalos. Non me ne frega a me dei copyright, quello che dico, non mi interessa. Tanto al massimo mi chiudono l'account, ma sai che cazzo me ne frega, ne facciamo un altro. Attenzione Elmas. Qua, attenzione Lozano, Lozano. Ciao ragazzi. Mamma mia. Che sconfitta pesante. Purtroppo non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Dopo la bella vittoria con l'Inter. Cadiamo a Napoli 3-1 il primo tempo solo, eh? Ma il Brescia ci ha già abituato a delle belle rimonte, quindi palla adesso a Elmas, attenzione, bravo Miretti che adesso però lui gioca sempre con una certa foga, ma ogni tanto diventa un po' coglione, sarà che l'età gli sta martoriando il cervello pure a lui. Obotka, Marcano, Mojica, Cebalos, e qui ci sarà il 4-1 perché non riusciamo a prendergliela. Parte il tiro, mamma mia. E allora si ricomincia adesso da Miretti, la palla gestita da Sosa, El Shaarawy.
Mamma mia, Sharawi sta facendo pena con sto Brescia. Mi viene voglia di darlo via a gennaio, ve lo giuro. Artioli, ancora il faraone. Palla in mezzo, ancora Sesco. Ciofani che può andare. Prova il tiro di prima. E la parata del portiere del Napoli. Andiamo a battere qui, visto che ce ne due liberi, Miretti. Vediamo cosa riusciamo a inventarci. Bello lo scambio. Ancora non c'è spazio. Si ricomincia tutto in mezzo. E Sharawi, occhio, va a allargare. Rimbalzo di mano, quello era fallo. Niente da fare. 3-1. E allora andiamo a cambiarci il nostro schema. Facciamo così e facciamo così. Andiamo a toglierci questi due, mettiamo Missiroli e Marsura, che ce l'aveva chiesto una squadra giapponese, ma noi abbiamo deciso di non darlo via perché ci davano poco, ci davano troppo poco, e quindi l'ancoraggio andiamo a toglierlo. Facciamo ampiezza di gioco e cross al centro. Proviamo a crossare, vediamo quello che succede. Andiamo in campo per il secondo tempo, ragazzi. Forza e coraggio. Dovessimo anche perdere questa partita, non succede niente. Ci sta. Alla fine il Napoli è più forte. Papetti, Aspilicueta, dai. Gimenez, forza ragazzi. Tremolada. Chiamato Tremors come film. Schifo di film, veramente ridicolo. Marcos Alonso. Pallone a Tremolada e Sharawi, palla ancora messa da questa parte, si prova ad andare al cross con Missiroli che avanza, la mette in mezzo, deviata, ed è calcio d'angolo per il Brescia. Eccolo qua che arriva pronto al cross, c'è Gimenez, Gimenez, prova a metterlo in mezzo, colpo di testa di Sesco, ma l'ha pizzicata veramente male, e quindi niente, c'è calcio d'angolo, però attenzione, arriva Sosa, dovrebbe essere lui, no, è Tremolada, 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 scarica verso Missiroli, carica il tiro, doppia deviazione, e sarà calcio d'angolo. Ancora una volta, con questi calci d'angolo, il Brescia sembra. Ecco la palla verso Gimenez, prova a mettere in mezzo, colpo di testa di Ciofani, ma veramente debole. E allora si riparte da Nikish, rilancio in avanti, colpo di testa ancora di Miretti, la palla in mezzo, ma è fuori gioco, fuori gioco. E allora cambiamo di nuovo giocatore. Andiamo a togliere Ciofani e mettiamo Donnarumma, altro giocatore che mi ha deluso abbastanza. Ciofani saluta, partirà a dicembre, arriverà un trequartista, centrocampista centrale molto importante. Lancio in avanti da parte del Napoli, Marcos Alonso che la mette giù, ma non la tiene. E allora Elmas. E allora Mojica che avanza, l'appoggio ancora Elmas, attenzione, parte questo tiro a giro, mamma mia, pericolosissimo. E si ricomincia con l'avanzata da questa parte, ancora il Brescia con Marcos Alonso che sbaglia tutto, Tremolada poi cerca di recuperare, ancora sulla distanza Tremors. Pallone in mezzo, ancora Sesco, Sesco che adesso può andare via, l'appoggio verso Donnarumma, il tocco verso Sharawi, parte questo tiro, doppia deviazione della palla e nelle mani del portiere del Napoli, Elmas. Pallone in mezzo, attenzione, mamma mia. Ancora Lozano, pallone messo da questa parte, Mojica.
Attenzione, la palla ancora in mezzo, bravissimo Sosa, si combatte però e non si molla su nessun pallone. Sharawi, bello l'appoggio, e poi Sesko ancora, Sesko cerca ancora, bravissimo Donnarumma, ancora Sesko, ma il Napoli è bravo a chiudere con Østergaard. E riparte, attenzione ancora con Raspadori, attenzione Raspadori! No, ma sarà mica rigore. Ma sarà mica rigore, ma te sei pazzo? Ma te sei un bastardo di merda, figlio di puttana. Fammi vedere, bastardo. Sei veramente rigore. Ah, io ce l'ho con gli arbitri, abbiate pazienza. Vediamo. Sì, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa. Mi mordessi la lingua. Chiedo scusa. Questo è calcio di rigore netto. E allora, Kvaratskhelia, parte il tiro, ma Sepe glielo para e gli nega la doppietta. E allora si riparte con Kvaratskhelia che va a battere questo calcio d'angolo. Siamo al 66esimo. Attenzione, ma c'è ancora fallo. Troppo nervoso Brescia in questa partita. E quando è così non si risolve nulla. Quindi calcio d'angolo. Entra Jensen, esce Lozano, Kvaratskhelia batte il tiro, scende, attenzione, la palla rimane lì e allora si ricomincia tutto da capo. Marcos Alonso prova ad andare in velocità al Brescia adesso. La palla gestita da Sesko, Sesko, pallone in mezzo, Sharawi, c'è il 3-2, grande azione del Brescia, 3-2, bellissimo Sesko. Mamma mia, cosa ha fatto qua? È il faraone. Siamo partiti in contropiede, siamo riusciti a fare il 3-2. Partita ancora lunga, potremmo anche forse pareggiarla se giochiamo bene. Østergaard pressato da Sesko. Ma il Napoli è un gran possesso palla. Isgano, non so chi sia. Østergaard. Ancora Isgaio, non Isgano, Isgaio. Non so chi è. Elmas. Ancora Sgaio, ancora Jansen, attenzione, mamma mia, grande Alonso. E poi Sosa che cambia gioco. Attenzione, qui un errore in disimpegno a Spiriguetta, parte questo tiro, porca puttana, che incrocio ha preso lì. Jansen, dai che se gliela prendiamo ragazzi, forza. Ah, Sesko. Elmas vuole chiuderla a Napoli, la vuole chiudere. Ostica, gioca bene comunque, mamma mia. Penso che come possesso palla con la Roma siano le due squadre in questa seconda stagione più forti che sono andato a incontrare. Come possesso palla, Marcos Alonso può avanzare, attenzione che c'è aria di pareggio e c'è la palla verso Donnarumma che dorme, Donnarumma dorme. E anche lui ci ha rotto le palle, bravia. Ancora il pallone verso Sosa. Pallone in mezzo. Niente, c'è calcio di punizione per cui. Qui prendiamo un bel calcio di punizione. Allora, andiamo subito a vedere come si può fare per farlo tirare sicuramente a Sesko. Vediamo se riesce a imbrigliare la presa Sesko. Parte con questo tiro a giro. Missiroli. Bello l'appoggio. Bello l'1-2 qui che scopre un po' la difesa del Napoli. La mettiamo in mezzo. Donnarumma! Mamma mia, che parata ha fatto qua! Che parata ha fatto qua! La voglio rivedere. La voglio rivedere. No, la traversa, era battuto il portiere, la traversa abbiamo preso, non l'ha neanche toccata. Vabbè. Ho in mente una cosa nuova con tutte le 20 squadre di Serie A più quelle di Serie B e più il resto d'Europa dove c'è Chievo, quelle squadre lì che dovrei mettergli qualche giocatore che si può fare.
non come il football che puoi fare una beata minchia di niente, puoi solo giocare e perdere quel gioco di merda lì. E quello è un gioco di merda, non so cosa ci trovano io a sto gioco lì. E devo fare non vi dico nulla, ho in mente una cosa che porterò sul canale, cosa un po' diversa, attenzione, sempre a livello di campionato, però molto più diversa, con tutte le squadre italiane, Chievo, Pordenone, quelle squadre lì. Vedremo, Cittadella, però devo andare a mettere tipo il Chievo, che devo andargli a mettere un bel po' di giocatori perché gliene mancano tantissimi. Vediamo poi. Attenzione, parte questo tiro, la traversa anche del Napoli. È stata una bella partita, con diversi legni colpiti. E allora adesso tutti su, tutti a salire. Andiamo. Andiamo. Andiamo Tremolada, vai Tremors, vai Tremors, mettila bene in mezzo. Parata sul palo, incredibile, io veramente non ci credo. Finisce così. Ci abbiamo provato, ma ragazzi è andata male, abbiamo perso. E niente, andiamo a leggerci la classifica e i risultati e poi ci salutiamo. E buona Befana a tutti, un saluto alla Gabri, di pronta guarigione, ti voglio bene, lo sai. E un saluto a Davide e a tutti gli iscritti, Luigi, Antani, tutti quanti, ragazzi, nessuno escluso. Allora, 14ª giornata, 3-2 Napoli-Brescia. L'Inter cade ancora con il Genoa, 2-0. Il Milan vince l'Olimpico, 1-0 con la Roma. Il Vicenza perde 4-0 col Sassuolo, il Cagliari cade con la Fiorentina 4-0, Lazio-Torino 0-4, fantascienza, Atalanta-Venezia 1-0, Empoli-Verona 0-0, la Juve vince Lecce 2-0, Bologna 1-1 con la Salernitana. La classifica dopo 14 giornate, Lazio 29 punti, Inter 28, Milan ve l'avevo detto che arrivava, 26 punti, Fiorentina e Torino 25, il Brescia lì a 24. L'Empoli, tracollo grandioso, 23 punti, Genoa 22, Sassuolo 20, Salernitana, Napoli 19 punti, così con l'Atalanta 18, la Roma 17, la Juve 16, Cagliari 15, si è allungata un po' sotto la classifica, Lecce, Bologna 14, Verona 13, Vicenza e Venezia sempre ferme a 0 punti, quindi 5 punti una e 5 punti l'altra. Ok ragazzi, direi che è tutto, ci rivediamo poi. Ah no, aspettate, stavo di. Ah no, sì, simulazione sarà poi dopo, dopo la partita con Lecce, che sicuramente bisognerà vincere, e poi andremo a incontrare il Bologna. Ciao a tutti e buon pranzo.